forse la miglior partita fino al gol. E poi abbiamo sofferto la loro fisicità, le loro palle lunghe, le loro spizzate, e abbiamo sofferto i 3 tiri in porta che ci hanno fatto. Purtroppo siamo stati polli, colpa nostra, e niente, bisogna lavorare e migliorare. Quando lei dice dobbiamo essere più altruisti, ovviamente è un discorso di gruppo oppure c'è qualche reparto indicato? No, ci sono state 3-4 circostanze, 3-4 contropiedi in cui, se lo fossimo stati, avremmo svolto meglio le azioni offensive, che poi non si sono concretizzate, avremmo potuto fare più gol. È amareggiato soprattutto per aver perso ad Ascoli davanti ai 2000 tifosi, per aver buttato l'ennesima occasione, oppure per questo calo finale che c'è stato? Ma no, ma sono amareggiato perché diciamola tutta, saremmo potuti stare primi in classifica, invece siamo lì a metà classifica. Perché è così, perché ci facciamo male da soli, e sotto questo punto di vista dobbiamo è un peccato, e quando perdi e gli altri meritano, pieghi la testa e torni a casa, ma quando perdi così ne esci veramente amareggiato. No, io volevo fare i complimenti a Pescara, perché è una squadra importante, di grande qualità, e sapevamo del loro atteggiamento, che venivano a prenderci alti, perché venivano a farci pressing nella nostra metà campo da subito, perché è un atteggiamento che hanno avuto anche nelle partite precedenti, e dovevamo essere pazientosi, dovevamo avere un po' più coraggio di uscire per la piede da basso il primo tempo, però poi sapevamo che il secondo tempo uscivamo fuori, e i ragazzi sotto questo aspetto qua, i nostri, sono stati eccezionali, perché ci hanno creduto fino alla fine, e credo che nell'arco di 95 minuti sia stata una vittoria meritata. In cosa siete stati premiati? Oltre al fatto di crederci sempre, oltre alla determinazione, anche nel fatto di saper reagire, no? Loro hanno speso tantissimo il primo tempo e abbiamo trovato poi gli spazi delle nostre giocate dal basso, di fraseggio che ci è mancato il primo tempo, l'abbiamo trovato nell'arco della partita. È una squadra la nostra che è in crescita anche sotto questo aspetto, perché questa partita col Cesena nelle stesse situazioni l'abbiamo persa. E invece stasera la squadra ha dato proprio un segnale di maturità, di aver lavorato su quegli episodi ed aver tramutato quelle situazioni negative in positive, e questo è per noi un ottimo segnale.